Poker evidentemente non ci sono raccomandazioni, perché per la prima volta un giocatore griffato CD vince una tappa, un torneo del Poker Grand Prix. Omaka, i complimenti vanno a Rocco Palumbo. Grazie per tutto Rocco G. Per tutti Rocco G. Ci siamo sentiti anche prima, quindi. Mi viene a dire, ti ho portato bene. In realtà fa un po' sorridere, perché ne ho intervistati tanti, li hai eliminati, per cui sì, loro sì, mi malediranno. Tu dirai, Jack Bonora porta bene. Si dice sempre quello che vince. Un po' come i cavallari, no? Esatto. Tu invece non ti occupi di cavalli, per fortuna, perché non è molto profittevole, molto più profittevole giocare a carte, lo è sempre stato giocare agli Ezzap. Adesso però, anche questo Omaka, tutto un altro mondo. Decisamente tutto un altro mondo, cioè, è stato completamente diverso, sicuramente mi uso un po' le mie attitudini da giocatore di Ezzap, però sicuramente molto molto diverso. Da quanto ci giochi Omaka? Sarà un annetto, poco seriamente, un anno poco seriamente. Beh, allora devi spiegarci come hai fatto, perché vabbè, è chiaro che nascendo giocatore di Hold'em, sì, e via dicendo, hai delle basi nel calcolo delle potozze e via dicendo, però? Vabbè, ovviamente bisogna dirlo che si ha sempre molta fortuna quando si vince un torneo e quindi è ovvio. Sicuramente ho avuto qualche, cioè al di là della fortuna, qualche mano ben giocata che probabilmente è derivata appunto dalle mie abilità Zappa, nel senso che principalmente le mani che non si sono basate sulle carte ma sull'abilità sono state dovute a delle belle chiamate o magari a delle belle letture derivate dalla mia esperienza Zappa più che altro. È divertente come gioco l'Omaka? Sì, sicuramente è molto divertente e rischia che diventa più divertente, che, cioè, che si passa più sul lato del divertimento che sul lato della serietà, ecco. Perché hai sempre molte possibilità? Volendo si gioca sempre, quindi... Sì, intanto dici qualcosa leggo, qualcosa comunque. Qualcosa leggo e quindi si rischia un po' di passare nel lato del divertimento invece che della serietà del torneo. Tu sei giovanissimo, oggi sei del team DGD, che consigli diamo ai tanti ragazzi che in questo momento vedono un filmato e dicono vorrei essere io con quel trofeo, le quattro carte e volendo anche una segnina in tasca? Un'infinità di consigli, sicuramente tanto tanto studio e tanta tanta testa, nel senso che bisogna veramente tanto controllarsi in questo gioco, sia nell'OMA sia al tavolo, sia comunque nella vita di tutti i giorni, nella gestione dei propri soldi o comunque delle proprie giocate. Nel poker ancora di più, ci si mette poco a perdere la testa o magari montarsi un pochino e fare dei grossi passi falsi. Tu hai iniziato subito per fare il professionista o per divertirti? Io ho iniziato col sogno di diventare professionista e dopo un annetto l'ho diventato, però non è che sono partito con l'idea diventerò professionista, è sempre stato un sogno e fortunatamente si è avverato. Bella soddisfazione anche rappresentare un'azienda che è GD, si dice Nemo profeta in patria, invece tu questa volta vieni proprio in casa, eh? È stato proprio in casa, sì, sicuramente è una soddisfazione vincere il torneo organizzato dal proprio sito, sicuramente più che vincerne un altro, e in più rappresentarlo è sempre bello nei tornei in giro per il mondo. Se temevate Rocco G negli Ezzap, adesso occhio anche all'Omaka. Complimenti. Grazie mille, Gerry.